Le strategie industriali per rilanciare l'industria siderurgica in Toscana nel polo JSW di Piombino, mettendolo a sistema con lo stabilimento di Bagona, sono state al centro di un incontro fra il governo, la regione e tutti gli enti e gli attori coinvolti nella vertenza dell'acciaio. A riferire l'esito dell'incontro è stato il consigliere regionale Gianni Anselmi, che supporta il presidente Eugenio Giani per le aree di crisi complessa. Abbiamo proposto un'idea, una visione, cioè se entra lo Stato che si inserisca Piombino in una visione siderurgica nazionale. Noi abbiamo riflettuto su un punto, che se entra lo Stato, oltre ad accompagnare con gli interventi pubblici su bonifiche, infrastrutture, eccetera, il tema siderurgico sia trattato con gli ingredienti di base di cui disponiamo a Piombino. A Piombino esiste un treno rotaia, che è l'unico treno rotaia che abbiamo in questo paese, e che rappresenta, come dire, un campione nazionale, un treno che lamina una capacità di laminazione di 350.000 tonnellate all'anno. Disponiamo di un treno che produce barre, sono un altro tipo di prodotti lunghi, in siderurgia ci sono i prodotti lunghi e i prodotti piani. Le barre sono il semilavorato dal quale ad esempio si producono le sfere, c'è un'azienda lì che si chiama GSI che verticalizza localmente quel tipo di produzione, e che è un presidio che va salvaguardato. Disponiamo di un treno vergella, cioè sono quei treni, sono quei lunghi, quei prodotti che, con i quali si fanno interventi sulle condutture, è un altro tipo, diciamo, di prodotto siderurgico, sono quei fili avvolti che alle volte si vedono anche trasportati. Qui abbiamo inserito anche una riflessione sul sito di Figline, sulla Vergella, perché una volta sistemato, perché adesso non è pronto per servire Bekaert, serve un investimento, cioè i profili della Vergella che facciamo a Piombino abbisognano di specifiche tecniche per essere adeguati a fornire i fili per gli pneumatici che a Figline vengono realizzati. Quindi per realizzare questa sinergia servirà un investimento, e anche questo abbiamo proposto all'interno di questa visione. E poi disponiamo di uno stabilimento che si chiama La Magona, che è lo stabilimento più antico del sito di Piombino, che oggi è appannaggio di un altro gruppo di madre indiana, diciamo anglo-indiana, il gruppo Liberty Steel, che attraversa qualche problema perché è fallita la banca che lo finanzia principalmente e che deve essere messo in sicurezza. Ma indipendentemente dagli assetti proprietari, per noi conta il patrimonio industriale. Quindi la Magona lamina, finisce 800, dai 600.000 alle 850.000 tonnellate all'anno di acciaio, che attualmente importa dall'estero e che quindi non è prodotto in Italia. Quindi se la volontà è realizzare un forno elettrico a Piombino, noi abbiamo proposto che questo forno elettrico serva i profili di laminazione di cui disponiamo localmente. Ci pare di fare una proposta sensata.